dice, di finire in galera trascinandomi dietro la vergogna di essere creduto come loro. Per questo, e qui è curioso, prima di sapere cosa mi avrei fatto, quando ancora non immaginavo che avrei collaborato, ho iniziato a registrare tutto sui nastri e con le telecamere. Volevo che restasse traccia della verità. Sarebbe stata la prova del fatto che ero vittima e non carnefice. Qualunque cosa fosse successa, qualcuno avrebbe trovato quelle immagini e ascoltato quelle parole. Che consiglio puoi dare oggi a chi ha paura di denunciare? Beh, consigli. Io dico che ci cerco di trasmettere, come sua parola nel libro, che ognuno di noi ha un grande potere, che spesso non lo vedo, non lo conosco, non riesce a distinguere. E questo potere si chiama scelta. Noi mentiamo a noi stessi dicendo che non abbiamo scelta, che siamo obbligati, che siamo costretti, ma in realtà in ogni qualsiasi giorno, qualsiasi attività, qualsiasi momento possiamo sempre scegliere cosa fare. E che a volte la scelta non ci piace, l'alternativa, c'è sempre un'alternativa. Io non me la sento per consigli, se non di seguire la semplice regola delle tre: rispetto per se stessi, rispetto per gli altri, responsabilità per ogni azione. È tutto concentrato qui dentro. Tutte le sue declinazioni, seguendo questa semplice regola, oggi diremmo c'era una volta l'Andrangheta, e racconteremmo la storia di una persona che ha vissuto in questo momento, che non è poi solo l'Andrangheta, che è una realtà diffusa, corruzione, eccetera. E come ho detto anche prima, più che avere paura di morire, bisogna avere paura di non vivere. Meglio aggiungere giorni alla vita che vita, cioè meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita, questo penso. Personalmente ho anche sempre sostenuto che la paura non si vince con il coraggio, perché molti sostengono di non avere coraggio, di non sentirsi coraggiosi, di non sentirsi eroi, di non essere capaci. Bene, allora fate un'altra cosa: abbiate paura, perché la paura non bisogna vergognarsi di avere paura. La paura è un sentimento che ci fa vedere il pericolo. L'importante è non avere terrore, perché ti butta nel panico, non riesci a reagire. Bene, quando si ha la paura di morire, la paura delle ritorsioni, la paura di essere abbandonati, la paura di perdere il lavoro, qualsiasi paura, valutatene un'altra e vedete qual è più forte. Nel mio caso, dover trasmettere a mio figlio questo mondo malato, non aver fatto niente per cambiare le cose, quando parlo di mio figlio parlo di tutti i giovani che verranno nelle nuove generazioni, è stata una paura maggiore a quella che avrei potuto incontrare, anche se l'avevo già messa in conto, delle difficoltà che ci sarebbero state. Ma ripeto, parliamo di tantissimi anni fa, oggi ci sono molto più facile, più semplice, ci sono le condizioni affinché si possa cambiare anche per un interno. Io un'altra cosa che mi sarebbe, ma perché ancora dobbiamo parlare di Andrangheta, di malavita, di qualcosa che secondo me quasi tutto ormai sa, non ci sono più dei segreti particolari, si sono fatte le analisi, le diagnosi, c'è anche la terapia. Quello che continuo anche a fare con la mia permanenza è proprio questo, cioè sbugiardare tante cose a 360 gradi, anche nella società civile, che molto spesso scarica la responsabilità a uno Stato inefficiente, che in parte può anche essere vero. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni, anche se non in tutti i uomini che lo rappresentano, ma ci sono le persone giuste. Ma soprattutto guardate qui dentro e non ritenete le persone per bene solo perché non spacciate droga o perché non commettete delitti o perché non commettete estorsioni. Persona per bene anche quello che non timbra il cartellino a casa, persona per bene anche quello che non butta la carta per terra, persona per bene è quello che dice al figlio le cose come sono, facendogli capire i sacrifici, persona per bene è colui che non si finge invalido per avere un vitalizio, e potrei continuare all'infinito. Qualcuno potrebbe dire, ma queste sono cose quasi stupide, non sono quelle cose che risolvono una questione. Andrangheta è una questione molto più importante, più grossa. È vero, questo è anche vero, però attenzione, se non riusciamo a superare l'esame di quinta elementare, come pensate di poter superare l'esame di laurea? Questo bisogna che riflettate in un modo molto, ecco, io cerco di
scegliersi la compagnia, scegliere chi votare, scegliere dove andare, come avete scelto di venire qua. Abbiamo questo grande potere, scegliere nella vostra vita se essere locomotiva o vagone. Adesso non metto, ho scelto di essere locomotiva, spero che anche voi. Grazie.